Proseguono le indagini per capire come sia avvenuto l'incidente di Capocavallo di Corciano, dove ha perso la vita la piccola Priscilla, una bimba di appena 5 anni, e dove si è ferita gravemente la mamma. Non ci sono tracce di frenata sull'asfalto, mentre non ci sono conferme della presenza di passaggio di cinghiali. La Fiat Punto in cui viaggiava la donna con la piccola si è scontrata frontalmente con la Skoda, condotta da un 19enne perugino che aveva al fianco una ragazza di 17 anni, sempre di Perugia. Mamma e figlia procedevano in direzione Migiana a Corciano, mentre due perugini verso Capocavallo. Ma come sia potuto accadere è ancora tutto da chiarire. Gli uomini della polizia locale, coordinati dal comandante Marco Maccari, indagano sulla distrazione o sull'alta velocità. Il PM ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La mamma della piccola, come atto dovuto, è stata iscritta nel registro degli indagati dal magistrato come il conducente dell'altra auto. Da domani, giovedì 20 maggio, al via le preadesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 59-50 anni. I cittadini appartenenti a questa fascia potranno effettuare l'adesione solo tramite il portale https://vaccinocovid.regioneumbria.it. Intanto è cominciata la somministrazione dei vaccini per la fascia di età 69-60 anni, mentre alle 17 di oggi, 19 maggio, sono oltre 32.000 i soggetti della fascia 69-60 che hanno già aderito alla campagna vaccinale. Per queste persone la prenotazione comunicata tramite SMS è attribuita in base all'età e al distretto sanitario di residenza e l'immunizzazione sarà effettuata con ogni tipologia di vaccino in base alla disponibilità. Sono complessivamente 28.000 cittadini umbri di età compresa tra i 60 e i 69 anni che a partire dal 17 maggio hanno dato la preadesione per la vaccinazione anti-Covid e intanto sono complessivamente 28.000 cittadini umbri di età compresa tra i 60 e i 69 anni che a partire dal 17 maggio hanno dato la preadesione per la vaccinazione anti-Covid. Di questi già 6.500 sono stati prenotati e saranno vaccinati nei punti territoriali tra oggi, 19 maggio, e il 24 di maggio. Al punto vaccinale territoriale dell'azienda USL Umbria 2 di Terni, cui si riferiscono le immagini realizzate da Alberto Tomassi, all'Istituto Casagrande in Piazzale Bosco erano in programma per oggi 1.470 somministrazioni, circa 600 riservate agli over 60, tutti con dosi Pfizer, tranne 200 seconde dosi AstraZeneca, che saranno inoculate ai militari dell'Arma dei Carabinieri. Nuovo calo Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 122 sono i ricoverati, 8 meno di martedì, 16 dei quali meno 1 nelle terapie intensive, emerge dai dati del sito internet della regione dell'Umbria. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 47 nuovi positivi, 140 guariti e 2 morti. Gli attualmente positivi sono ora 2.248, 95 meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 2.779 tamponi e 4.080 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dello 0,68% sul totale, 0,91% il giorno precedente e dell'1,69% sui soli molecolari, era 2,4%. Gli si è seduto di fianco e con insistenza le ha fatto delle avance perché voleva intraprendere con lei una relazione amorosa. È accaduto ad una ragazza appena ventenne durante il viaggio tra Perugia e Roma a bordo di un treno regionale. La giovane, giunta a destinazione spaventata dalla possibilità di incontrare nuovamente quella persona, ha deciso di rivolgersi alla Polfer di Roma Termini per sporgere denuncia dell'accaduto. La descrizione dell'uomo e la sinergia tra Polfer della capitale e quella Folignate ha permesso di rintracciare rapidamente il molestatore, già noto agli agenti della Polfer di Foligno perché è solito viaggiare in treno. La persona è stata denunciata alla competente autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di molestia e disturbo alle persone. Non è la prima volta che gli operatori della sezione polizia ferroviaria di Foligno si trovano ad affrontare episodi del genere. Nel mese di luglio dello scorso anno, a seguito di delicate e complesse indagini, è stato denunciato un trentenne cittadino straniero di nazionalità romena per il reato di violenza sessuale ai danni di una viaggiatrice minorenne. Nello scorso mese di gennaio, la magistratura ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Conti correnti, orologi e beni di lusso, per un valore di oltre 386.000 euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Terni ad una società del settore della gioielleria e a suoi legali rappresentanti nell'ambito di un'operazione che ha portato alla luce, riferiscono le Fiamme Gialle, un'ingente sistematica evasione fiscale,
in particolare alla società con sede legale a Roma, ma con i negozi dei centri di Terni e Orvieto Viterbo, è stato contestato l'omesso versamento delle imposte sui redditi e IVA. Le fiamme gialle hanno scoperto in particolare che i legali rappresentanti pro tempore della gioielleria succedutisi dal 2015 avrebbero nascosto al fisco ricavi per diversi milioni di euro attraverso la presentazione di dichiarazioni infedeli oppure la totale omissione delle stesse, superando per quest'ultima fattispecie le previste soglie di punibilità e di rilevanza ai fini penali delle imposte evase. L'applicazione della misura cautelare richiesta dalla Procura e disposta dal GIP ha così permesso di procedere al sequestro di gioielli e orologi in vendita per un importo di circa 340.000 euro, oltre che dei conti correnti intestati alla società. Si è svolto oggi, mercoledì 19 maggio 2021, lo sciopero dei dipendenti della Trafomec Europe di Tavernelle. Adesione praticamente totale dei lavoratori in forza, che hanno confermato quanto fatto emergere nelle assemblee della scorsa settimana. L'esigenza non rinviabile di un confronto con la proprietà sul futuro dello stabilimento. Il sindacato ha posto l'accento sull'assenza ormai annosa di qualsiasi riferimento della proprietà, lasciando i lavoratori in un forte stato di preoccupazione. Gli stessi lavoratori e la delegazione sindacale attendono segnali da parte aziendale dopo questo sciopero e li attendono a breve. In assenza di una convocazione da parte della proprietà, la RSU e le segreterie di categoria valuteranno nei prossimi giorni se e come individuare altre forme di agitazione. La Regione dell'Umbria ha intanto convocato il sindacato per giovedì 3 giugno 2021 e la RSU ha già indetto l'Assemblea dei lavoratori per venerdì 4 giugno per valutare i contenuti di tale confronto. Noi abbiamo intervistato uno di loro. Siamo di nuovo qui, davanti a questo cancello, purtroppo a denunciare una situazione che ha del paradossale. Sono ormai 5 anni che cerchiamo di contattare, di avere un dialogo con la proprietà che è assente, e l'unico risultato che vediamo è cassa integrazione massiccia per tanti lavoratori, una media del 50% a settimana, con materiali che non arrivano e con produzione ferma. Come la state vivendo come lavoratori? Quanti siete e che difficoltà incontrate? Beh, oggigiorno siamo ormai rimasti 87 dipendenti. La situazione si ripercuote purtroppo anche sul sociale, perché si vive male, gli stipendi sono quelli che sono, arrivano a singhiozzo e quindi si ripercuote su una situazione interna di incertezza, perché non sai quello che succede domani, e anche all'esterno fuori purtroppo si ripercuote tutto sul sociale. Quindi cosa chiedete alla proprietà? Noi chiediamo un incontro e chiediamo più che altro di dare delle spiegazioni, dei chiarimenti su cosa vuole fare di questo stabilimento, perché ad oggi non sappiamo veramente quello che vuole fare. Quanti eravate all'inizio di questo calvario? Nel 2014 c'è stata una grossa ristrutturazione, dai cui da 270 dipendenti siamo arrivati a 96, e dal 2014 adesso abbiamo perso ancora 10-12 unità. Umbria Jazz e il Festival di Spoleto sono tra i grandi eventi che caratterizzano la nostra regione. Il loro ritorno in questo 2021 ci dà una gioia immensa. È quanto dice all'Agenzia Nazionale di Stampa associata l'assessore al turismo della regione Umbria Paola Agabiti. Momenti come quelli che sanno regalare Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi hanno un grande valore culturale, ma sono anche appuntamenti di grande importanza per la promozione turistica della nostra terra, visto che richiamano da sempre migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Poter contare su questi eventi, seppur con capienze limitate nel rispetto delle norme anti-Covid, dice Agabiti, è un grande segnale di ripartenza che fa ben sperare per il futuro dell'Umbria. La speranza è che a questi due grandi appuntamenti se ne possano aggiungere tutti gli altri che da sempre caratterizzano l'Umbria e ne fanno una meta ambita.
Questi sono gli ultimi mesi della mia presidenza, lo aveva detto sommessamente ieri a Brescia, ma il capo dello Stato è ancora più chiaro oggi. Sono vecchio, tra 8 mesi potrò riposarmi. In una scuola romana Sergio Mattarella interviene alla presentazione dell'agenda della polizia. Rispondendo alle domande dei bambini, mette uno stop alle voci di un suo secondo mandato al Quirinale che scade a febbraio. Lo stallo tra le forze politiche alimenta il desiderio che Mattarella rimanga oltre il settennato. Il capo dello Stato decide quindi di fare cadere chiaramente le speranze di un bis. L'attività del Presidente della Repubblica è impegnativa, ma tra 8 mesi il mio incarico termina. Io sono vecchio e potrò riposarmi, ha spiegato ai piccoli alunni. Parlando della pandemia, Mattarella ha sottolineato che la riapertura delle scuole è un segnale di ritorno alla normalità. Scontro tra le forze politiche dopo la decisione del Consiglio di Garanzia del Senato che ha stabilito di restituire il vitalizio a Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, condannato per corruzione. Tuona il Movimento 5 Stelle, che attacca Lega e Forza Italia per i voti decisivi. Giuseppe Conte parla di una decisione che trasmette un messaggio profondamente negativo per i cittadini già alle prese con la pandemia. Scelta riprovevole di una politica che si dimostra fuori dal mondo, attacca Luigi Di Maio. Per Paola Taverna si tratta di uno sputo in faccia agli italiani. La decisione su Formigoni è invece ineccepibile secondo Forza Italia, mentre Salvini preferisce non parlare di giustizia coi 5 Stelle. Piuttosto dice: spero che il figlio di Grillo risulti innocente. Il Green Pass vaccinale espone i cittadini e le istituzioni a rischio di frodi. Inoltre non garantirebbe il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati sensibili. È l'allarme lanciato dagli esperti di Intesi Group, che fa parte della rete che lavora ad un modello globale per l'interoperabilità dei passaporti digitali della salute. Intanto col decreto riaperture entrano in vigore le norme che disciplinano la carta verde italiana. Per ottenerla serve il certificato vaccinale. Il referto di un tampone antigenico rapido molecolare negativo effettuato al massimo 48 ore prima, oppure il referto dell'ASL che certifica la fine dell'infezione da SARS-CoV-2 e quindi la guarigione. Ovviamente varia la durata del certificato. Nel caso di certificato vaccinale la durata è di 9 mesi, ma può essere rilasciato già dopo la prima dose e avere validità dal 15° giorno successivo fino alla data del richiamo. Il certificato di avvenuta guarigione dal Covid dura 6 mesi dalla data di fine isolamento. Il referto del tampone negativo molecolare o antigenico vale solo 48 ore dal prelievo. Con il decreto sostegni bis atteso domani in Consiglio dei Ministri potrebbero arrivare i nuovi incentivi per l'acquisto di auto a benzina. Il provvedimento punta a sostenere la ripresa, aiutando con sgravi contributivi le imprese che non licenziano. Oltre alla liquidità e alle norme per il lavoro, il PD con il responsabile economia Antonio Misiani chiede al governo anche misure per i professionisti. Il provvedimento che il MEF sta definendo conterrà 4 mensilità per il reddito di emergenza, mentre crescono i percettori del reddito di cittadinanza. Secondo l'INPS sono 1.200.000 i nuclei familiari beneficiari. La Campania da sola, con quasi 700.000 assegni incassati, supera tutte le regioni del nord. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. È la realtà virtuale ad animare la riapertura del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Debutta oggi all'interno dello spazio espositivo Cinevoir, la prima sala cinematografica italiana permanente dedicata al virtual reality, realizzata in collaborazione con Rai Cinema, che ha deciso di donare al museo le sue prime 3 produzioni VR, visibili attraverso visori oculari di ultima generazione. In programma ci sono il cortometraggio Happy Birthday sull'isolamento sociale con Gianni De Nucci, Fortunato Cerlino e Achille Lauro, il corto Revenge Room su Revenge Porn con Eleonora Gaggero, Luca Cicovani, Manuela Morabito, Violante Placido e Alessio Boni, e infine il documentario Lockdown 2020 l'Italia invisibile, che racconta attraverso le voci di Matilde Gioli e Vinicio Marchioni le più importanti città d'arte italiane durante la pandemia.
Federico Zampaglione torna sul grande schermo il 20 maggio con Morrison, liberamente tratto dal suo romanzo Dove tutto è a metà. Qui la musica fa da sfondo a due generazioni che si scontrano e si confrontano, quella di Lodo, interpretato da Lorenzo Zurzolo, un ventenne con la passione per la musica che si divide tra l'amore e i sogni da realizzare, e quella di Libero, interpretato da Giovanni Calcagno, ex rockstar sull'orlo del fallimento. Il loro incontro fa capire ai protagonisti che l'unica cosa a cui non vogliono rinunciare è la musica. Qui si ride, si piange e si riflette, e poi ci sono momenti che ti mettono di fronte alla durezza della vita. Morrison fa riferimento all'immaginario delle mie canzoni. Più che un'esperienza cinematografica, la considero come un'altra canzone dei Tiro Mancino, ha detto Zampaglione. Mission Impossible compie 25 anni. Era il 22 maggio del 1996 quando Brian De Palma ha portato sul grande schermo il primo capitolo di una delle saghe più adrenaliniche e di successo della storia del cinema. Da allora sono usciti altri 5 capitoli. Dopo De Palma, dietro la macchina da presa, si sono alternati John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird e Christopher McQuarrie. Ispirato all'omonima serie televisiva ideata da Bruce Geller, nel 1966 il franchise ha come protagonista Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, membro di una speciale sezione segreta della CIA incaricata di svolgere le missioni ritenute pericolosissime. Attesi in sala Mission Impossible 7, previsto per il 2022, e Mission Impossible 8 per il 2023. Prima di vederlo impegnato nelle nuove missioni impossibili, Cruise arriva sullo schermo quest'anno in Top Gun Maverick, sequel del cult uscito nel 1986. Drac, Mavis e i loro amici tornano in Hotel Transilvania, uno scambio mostruoso. Quarto e ultimo capitolo della serie animata targata Sony Pictures Animation, iniziata nel 2012. In questa nuova avventura, Drac, animato ancora una volta dalla voce di Claudio Bisio, deve affrontare l'impresa più terrificante di sempre: riportare lui e i suoi amici all'aspetto originale, dopo essere stati trasformati da un misterioso manufatto fuori controllo. Ad aiutarlo c'è Mavis, di nuovo doppiata da Cristiana Capotondi. Hotel Transilvania 4 arriva il 2 settembre al cinema, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Partita da Perugia, l'undicesima tappa del Giro d'Italia. A fare da scenario il centro storico del capoluogo umbro, colorato di rosa, dopo 26 anni dall'ultima volta dalla presenza della corsa in città. Dopo lo start, la carovana rosa da piazza 4 Novembre ha attraversato Corso Vannucci tra gli applausi del pubblico disposto ai lati, per poi arrivare a Piazza Italia e prendere Viale Indipendenza, lasciando infine il centro storico perugino. Finisce così, dopo l'arrivo di lunedì a Foligno, la presenza in Umbria della corsa ciclistica che per 3 giorni, compresa la giornata di riposo di ieri, ha visto le strade e i paesaggi della regione fare da scenari suggestivi. Il Perugia Calcio ha comunicato ufficialmente ieri che il giocatore Gabriele Angella è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal professor Giuliano Cerulli con la collaborazione del dottor De Angelis presso la clinica Villa Fiorita di Perugia. Il giocatore, che sarà dimesso in serata, potrà riprendere a correre tra una settimana, mentre per la ripresa dell'attività allenante sono previste 5 settimane. Ovviamente questo conferma l'indiscrezione di ieri sull'assenza del giocatore nel derby di Supercoppa, assenza alla quale si aggiunge quella di Burrai, operato ieri in Germania per risolvere in via definitiva il problema di ernia inguinale che lo ha condizionato per buona parte della stagione. Con Negro e Moscati in dubbio, il Perugia rischia di dover rinunciare anche ad Andrea Bianchimano. Il centravanti ha infatti lasciato anzitempo il terreno di allenamento ieri a causa di una distorsione alla caviglia, la cui entità non sembra però particolarmente grave. Intanto, il tifo organizzato biancorosso ha emesso un comunicato
comunicato congiunto, nel quale esprime calore, gratitudine e vicinanza alla squadra e al mister e comunica una iniziativa per venerdì pomeriggio. Il Grifo è tornato in Serie B, recita il comunicato. Merito di una grande squadra e di un grande allenatore, di un gruppo coeso e determinato che non ha mai smesso di crederci fino alla vittoria. Abbiamo avuto modo di fargli sentire il nostro calore prima dell'ultima battaglia, non ci è stato possibile ringraziarli al ritorno. Meritano loro, continuano i tifosi, come se la merita la piazza di Perugia tutta, ultras e tifosi, una festa che sia tale. Chiamiamo pertanto a raccolta i tifosi del Grifo di tutte le età, che ognuno porti una sciarpa, uno stendardo, una bandiera biancorossa. Quindi l'annuncio dell'iniziativa. L'appuntamento è per venerdì 21 alle ore 18 nel piazzale Guido Mazzetti, sotto la gradinata, prima della partenza della squadra per il derby di Supercoppa, per dare ancora la nostra spinta ai ragazzi e per ringraziarli come meritano visto il traguardo raggiunto. Nel rispetto della normativa anti-Covid e per il bene di tutti, invitiamo i partecipanti ad attenersi al protocollo adottando le misure di sicurezza vigenti. Data l'impossibilità di un contatto diretto con la squadra e lo staff, resteremo a qualche metro di distanza. Sarà esposto per l'occasione uno striscione dietro al quale ci posizioneremo tutti. Quindi la conclusione. Avanti insieme, popolo del Grifo, per la maglia e la città, ostinatamente a Cipperugia. Il sito ufficiale del Perugia Calcio comunica che sono iniziate le iscrizioni per il Summer Camp del Perugia Calcio, in programma dal 21 al 25 giugno prossimi. Lo slogan di quest'anno è Gioco, dunque sono. E come sempre saranno i ragazzi i protagonisti delle attività, 5 giorni all'insegna del divertimento con istruttori qualificati che si alterneranno nei vari momenti di gioco e di svago per un'esperienza completa ed equilibrata. Allo stesso tempo il Summer Camp è un'occasione per stringere nuove amicizie e condividere la stessa passione per il calcio. Il tutto all'interno della meravigliosa cornice dello Stadio Curi. Potranno partecipare i ragazzi dai 6 ai 14 anni. La Ternana continua a sudare in vista del derby con il Perugia, in programma Liberati il prossimo 22 maggio, gara tra l'altro decisiva per l'assegnazione della Supercoppa di Lega Pro. Le uniche preoccupazioni in casa rossoverde riguardano la difesa, con il dubbio per le disponibilità di Emanuele Suager e di Alessandro Celli, entrambi alle prese con piccoli problemi muscolari. Le loro eventuali defezioni si andrebbero ad aggiungere a quelle di Palumbo e Vitali. Intanto dal profilo Instagram del presidente Bandecchi si apprende di una nuova iniziativa benefica della società a favore di Terni col Cuore, ovvero la realizzazione di un DVD celebrativo di questa magnifica stagione delle fere disponibile nell'edizione limitata di 4.000 unità, scrive il presidente Bandecchi, per ricordare come si entra nella storia, serie limitata a 4.000 per fare beneficenza a Terni col Cuore. Tutti pazzi per il padel. Gli appassionati ai campi di gioco si moltiplicano in tutta l'Umbria e così a Ponte San Giovanni di Perugia, in via Alessandro Volta, è stato inaugurato, alla presenza dell'assessore allo sport del comune di Perugia, Clara Pastorelli, il primo centro sportivo indoor della città dedicato a questo sport. 3 i campi omologati, quindi con tutte le caratteristiche per ospitare anche competizioni e atleti di livello. L'idea nostra è offrire a tutto il mondo allenarsi dall'inizio, il che non ha preso mai una racchetta, fino al che veramente vuole allenarsi anche per fare le gare, tutto questo. Facciamo lezioni per tutti, il che vuole farla da solo la fa da solo, il che vuole fare il gruppo, in adulto massimo 4, in bambino massimo 6. Ti offriamo tutto il servizio da allenamento possibile. C'è la possibilità, inserendosi nelle nostre chat, di prenotare un campo, anche se non si hanno atleti disponibili al momento, poi tramite la chat si invitano altri a giocare, persone mai conosciute che si aggregano puntualmente e quindi nasce questo movimento a rotazione a 360 gradi intorno a queste partite, quindi c'è la possibilità di conoscere sempre gente nuova, c'è molta socializzazione, insomma, e tanta voglia di conoscere gente nuova. È un sport molto facile, un sport per tutti, per i bambini, per le famiglie, per le donne. Si creano dei bellissimi gruppi, infatti una delle cose che ha avuto un successo grande è che ha unito a tante generazioni, siano quelli un pochino più grandi che quello più giovane, dopo i marito, moglie, i figli, le famiglie. Questo è quello che è stato in Argentina e che è quello che sta succedendo adesso in Italia. Una struttura unica perché oltre diciamo all'omologazione anche per le competizioni c'è un'accortezza anche nei dettagli, nella struttura stessa,
che veramente fa la differenza. Sono aperti anche a poter ospitare persone con disabilità, aspetto molto importante sulla quale l'amministrazione veramente si complimenta. C'è possibilità di grande sviluppo, è una disciplina amatissima e sono sicura che grazie a questi investimenti che riqualifica una zona importante di Ponte San Giovanni, sono sicura che anche questa struttura privata potrà dare delle risposte sia dal punto di vista sportivo ma anche di divertimento ai nostri cittadini. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Instabilità sull'Italia con piogge e temporali sparsi. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 20 maggio. Locali piogge al mattino tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione sul nord-est, zone interne del centro e settori peninsulari del sud. Asciutto altrove con ampie schiarite. In serata e nottata residue piogge su Veneto, Friuli, Campania e Calabria. Asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie in diminuzione su tutta la penisola, massime in aumento al centro-nord e in calo al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.